36 secondi alla fine. Il cambio, rientra Adriano Foglia, esce Fabiano, entra Foglia. 35 secondi, pensa che beffa per gli spagnoli se ci danno il sesto fallo a 30 secondi dalla fine. Poi bisogna segnarlo, ci mancherebbe altro. Ci sta, ma loro sono molto bravi, guarda come ti evitino, no? Di dare palla in profondità a quelli che possono fare. Va bene Nora in azione personale, assist, attenzione a perdere palla lì. Nora, esce male il portiere. Ci hanno paura. Luis Amada ancora un intervento scellerato, ci stava permettendo veramente un 1 contro 0. C'è il tiro, c'è assist, eccolo, Foglia, il tiro, la deviazione. 12 secondi. Ci stiamo provando sicuramente più noi che loro, fino alla fine. Intanto ha rubato 3 secondi a 9-3, lo devono riposizionare, speriamo che qualcuno se ne sia accorto. La palla è uscita a 12 secondi, non se n'è accorto nessuno, ha rubato 3 secondi il cronometro. Qui dà una palla, attenzione, autorete, non ci posso credere. Questa è una fortuna mai vista. A 0 secondi. Sì, ma è un'autorete. Non lo dà l'arbitro. Non l'ha dato l'arbitro. Andiamo a rivedere. Così sarebbe stata veramente una fortuna mai vista. Gli ha dato il gol, sì o no? Non si capisce. Sì. Gli spagnoli continuano a Ma il cubano aveva detto di no, era rimasto fermo in mezzo all'area. Andiamo a rivedere, Foglia intanto sta piangendo qui sullo schermo, guarda che fortuna, la deviazione, prende il palo e Foglia nel tentativo mette dentro, non riusciamo a vedere il cronometro, non riusciamo a capire, certo che se vincessero così ci hanno avuto una fortuna mai vista. Qui Foglia colpisce anche male, va a finire addosso anche... Non si capisce, questo è quando arbitrano questi due arbitri, quando il cronometrista è mozambicano, hai capito? Quando il terzo arbitro è del Kazakistan, la dà, non la dà, sì la dà, non si capisce, a questo punto è comunque una cosa sbagliata. C'è qualche animo di troppo riscaldato. L'ha dato. Però io lo vorrei rivedere. Lo dà, non lo dà, lo vorrei rivedere. In base a che secondo te lo dà? Non lo so, si sono consultati col cronometrista. Che è del Mozambico. Arbitro del Mozambico. Adesso non si capisce se l'ha dato o no. Sì, l'ha dato, stanno mandando via. Beh, posso dirti una cosa? La Spagna avrà vinto pure questa partita, non lo meritava assolutamente, merita di piangere Adriano Foglia che ha fatto una partita straordinaria. Dobbiamo dire che qui c'è tanto da recriminare, ma tanto di tanto contro chi schiera questo tipo di arbitri, questo cronometrista, perché se lui era convinto non c'era bisogno di tutta questa confusione, era andata e basta. Qui la sensazione è che chi ha gridato di più poi alla fine abbia avuto ragione. Vorremmo rivedere anche il replay da parte della FIFA, continuano intanto le discussioni. Certo, perdere la possibilità di giocarsi una finale mondiale ai rigori per colpa di un autogol. Vorremmo che ci facessero rivedere questa situazione, nessuno ce l'ha riproposto, le immagini ufficiali non ce lo ripropongono assolutamente. L'hanno riproposto purtroppo non vedendo il tempo. È tutt'uno, no? Che la palla fosse entrata l'avevamo visto pure noi. Ma non ci sono le camere sul... Ci sono, la possibilità c'è perché c'hai la ripresa, puoi fare il quadrato e farlo rivedere. Comunque... Diciamo che l'Italia esce a testa alta
per essere proprio, guarda, proprio tranquilli, avrebbe meritato di giocarsi la finale ai rigori. Oggi l'Italia meglio della Spagna sicuramente, partita veramente disputata a grandi livelli della nostra nazionale, che come abbiamo detto ci aveva lasciato un po' perplessi, però dobbiamo dire che in questo momento l'Italia meritava sicuramente. La sfortuna vuole che c'è stata questa ulteriore... Adesso rivediamo qui, ma non c'è il tempo purtroppo, il gol è finito, è zero, la partita è finita, non possono darle, non può essere uno del Mozambico a decidere, era venuto a trovarci qui qualche dirigente della federazione per vedere chiaramente, le immagini hanno dimostrato che la palla è entrata quando già era scoccato lo zero. Hai visto che dicevi che non era possibile vederlo, era soltanto la volontà di farlo vedere. Adesso rivediamo. Lo rivediamo. 3, 2, 1, qui c'è lo zero adesso, dopo viene il gol. Dopo viene il gol. Sul cronometro lì si vede benissimo che la palla viene impattata ormai sullo zero effettivo. Adesso l'abbiamo visto, teniamo un attimo la linea perché vogliamo andare a vedere se qualcuno ha dimostrato le immagini, l'avranno fatte rivedere anche là sopra, eccole che adesso le rivedono da là sopra e forse qualcuno si renderà conto che lo zero c'è e che quindi non può essere gol, è talmente evidente questo, è logico che ci vorrebbero le frazioni, i decimi di secondo, certo andare a perdere la possibilità di giocarsi ai rigori, una finale su per le frazioni di decimi di è secondo pazzesco. Però questo dipende, se sei convinto, io dico alla regia che forse sarebbe il caso di aspettare un attimo perché ancora non è deciso se la partita è finita, tutto il pubblico si è reso conto dal replay mostrato sugli schermi la validità delle proteste italiane, vorremmo vedere la Spagna uscire dal campo per capire che allora la partita è realmente finita, ma anche questo avrebbe dell'incredibile. Gli arbitri se ne sono andati tutti, mi sembra, però giustamente Nuccolini fa vedere che è talmente evidente dalle immagini televisive, eh sì, è finita così, lo possiamo dire, immeritatamente la Spagna va in finale, proprio immeritatamente per quello che ha fatto vedere nella partita e anche per questa decisione che sicuramente avrete visto tutti, ci penalizza in una maniera enorme. Dunque vince la Spagna per 3-2 e verosimilmente non viene segnato il gol della Spagna sul 3, escono fra i fischi gli spagnoli, forse anche un po' meritati. Noi ci giocheremo sabato la finale del terzo e quarto posto contro la Russia, franco-albanesi, comunque una grande Italia. Grande Italia, oggi veramente ci ha ridimostrato ancora una volta che possiamo far parte del novero delle grandi, ci siamo disputati al meglio e sicuramente superiori in questa partita alla Spagna, campione del mondo e campione d'Europa, non meritavamo certo una beffa del genere. Bene, è tutto dal Maracanazinho di Rio de Janeiro, la linea sabato per la finale terzo e quarto posto e poi la finale Spagna-Brasile per il primo e secondo, è tutto, la linea può tornare a Roma.